Durante la visita in Gallura, il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha fatto il punto sulla situazione degli incendi estivi e ha lanciato l'allarme sul dimezzamento dei fondi per la Protezione Civile. Mentre noi stiamo parlando, sul territorio nazionale, in Sardegna per fortuna non c'è un incendio, sull'altra parte del continente ci sono già 11 incendi attivi con 12 mezzi impegnati. Considerate che sono 30 i mezzi che compongono la flotta di Stato e il prossimo anno, allo stato previsionale degli stanziamenti previsti dai vari tagli che si sono succeduti nel tempo, noi riusciremo a garantire solo i 14 Canadair con quelli che sono i limiti del contratto che noi abbiamo fatto a seguito degli ulteriori tagli che abbiamo avuto. Vorrei che qualcuno di voi si soffermasse a quello che è avvenuto in Sicilia, a quello che è avvenuto a Palermo, a quello che è avvenuto a Caltanissetta, a quello che sta avvenendo da alcuni giorni sul Pollino, a quello che sta avvenendo nel Frusinate, a quello che sta avvenendo in Puglia. Gabrielli ha parlato a volontari, vigili del fuoco, forestali, amministratori locali. La Sardegna ha sottolineato il numero uno della protezione civile, ha una cultura importante in materia di prevenzione degli incendi. C'è una pianificazione che, a mio giudizio, fa scuola anche in altre realtà del paese. E quindi ogni anno fa le prescrizioni regionali antincendio. Se queste prescrizioni fossero seguite al 30%, credo che l'80% dei problemi non ci sarebbe.